Buonasera e benvenuti anche oggi all'appuntamento con il punto.web. Ci scusiamo innanzitutto per il disguido, insomma per il forte ritardo, ma finora abbiamo provato a contattare il professore Bruno Cacopardo, il direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale Garibaldinesima di Catania, che conosciamo bene, è stato più volte ospite in trasmissione, però non siamo più riusciti a contattarlo. Insomma, non sappiamo i motivi, probabilmente un'emergenza, ecco, dell'ultimo minuto, perché è irrintracciabile. Quindi ci scusiamo anche per tutti coloro i quali sapevano che oggi appunto la nostra puntata si sarebbe aperta appunto con il professore Cacopardo, ma sicuramente ci sono dei motivi validi. Dunque iniziamo invece la puntata con il nostro appuntamento con gli Scomicon di Edoardo Puglisi. E questo è lo Scomicon di oggi. Sono rimasto al verde. La vignetta parla da sé ed è, come sappiamo, il nostro artista ogni settimana ci fornisce un commento tramite vignette, quindi un commento artistico di un particolare fatto della settimana o del periodo storico. E questo, nello specifico, chiaramente evidenzia quello che è il periodo di crisi economica dovuto al periodo pandemico, ma una crisi economica che comunque va avanti già da tempo, va avanti anche da prima della pandemia, che poi si è aggravata chiaramente in questo periodo. E vuole essere questo Scomicon un modo per esorcizzare questo periodo di negatività che stiamo attraversando. Grazie, come sempre, ad Edoardo Puglisi, al simpatico Scomicon che ogni settimana ci regala. E oggi, come sappiamo, appunto nella prima parte ci doveva essere il professore Cacopardo, seconda parte invece interamente dedicata a Palazzo Corvaia, Palazzo Diana. E come sempre poi c'è l'appuntamento con la nostra dottoressa Eva, la nostra psicologa, che è già in collegamento con noi. Buonasera, dottoressa. Oggi Buonasera, la parli tufoli, devo dire la verità. Cioè, nel senso, siccome non c'è il professore, vabbè, accontentiamoci della dottoressa Eva. Cioè, No, già dottoressa, lei sapeva che questa settimana era in prima serata, quindi avevamo, insomma, le avevamo dato un ruolo, ecco, un momento di rilievo, insomma, quindi lei, in questo deve momento, essere sento contenta. esattamente, sento questo rumore. Lei proprio sta cercando da attaccare proprio agli specchi, noto pure un disappunto proprio letteralmente nella sua voce. Comunque, io questa sera ho Noi voluto dare. cominciamo subito con i contrasti. No, assolutamente non ho nessun contrasto. Io, cioè, lei casomai, lei si sente in contrasto con me, quindi lei ha un problema. Dottoressa, per favore, no, ma non possiamo fare come tutti quelli che serenamente parlano con gli ospiti che hanno in trasmissione, come tutti i talk, no? Che Guardi, vediamo. molto serenamente io le dico che sono serena. Poi se lei è così alterata perché le manca il professore, allora queste sono cose sue, scusi. E intanto Angelo La Rosa scrive: meglio professoressa psicologa, cacciuoli come pane, cioè proprio detto di cuore così in siciliano. Veramente, io intanto lo ringrazio, questo è un buon gustai, questo Angelo La Rossa, vedi, quando la gente ne capisce. Allora, andiamo avanti. Or, non lo so però se mi, non lo so se sarà d'accordo dopo l'argomento che trattiamo oggi. Ecco, bravo, parliamo allora dell'argomento di oggi. Molto bene, andiamo a parlare degli uomini che non capiscono le donne. Ancora, ma basta, dottoressa, con questi cliché, cioè anche gli uomini a volte non vengono capiti dalle donne. Scusi, ma esattamente che cosa c'è da capire? Ma poi da scusi non riesco a capire. Lei donna, ma da che parte sta rito? Perché certe volte non la capisco proprio. Allora, dico che ci sono uomini che hanno una sensibilità che qualche volta viene calpestata da donne come lei. Allora, una cosa le dico. Io l'unica cosa che penso sono le merde dei cani che non vengono raccolte dai padroni.
Quindi lei inconsciamente sta offendendo tutto il genere maschile, forse lei non se ne è resa conto. No, perché lei trova in tutto quello che dico dei significati che non esistono. Cioè, nella frase che ho detto non c'è quello che ha detto lei. O che meglio che lei crede ci sia. Attenzione, per una volta ho zittito la dottoressa. No, in realtà sto cercando di capire che cacchio ha detto perché non si è capito. Cioè, lei è contorto peggio dei fili della matassa, veramente non la capisco. Buono. Per niente, guardi, io sono una persona semplice, cioè proprio sono un libro aperto. Certo, non ci sono più le mezze stagioni e si stava meglio quando si stava peggio, non lo so. Ma che c'entra? È quello che dico io, che c'entra? Lei parla per frasi fatte, abbia pazienza. Lei parla per frasi fatte, io No, non lo so. guardi, io davvero dico sempre la verità. Ah sì, quindi lei mi sta dicendo, adesso voglio la prova del no, quindi lei dice, è una di quelle che dice sempre la verità, confermo questa cosa, benissimo, quindi lei mi sta dicendo che se per caso le scappa una puzzetta in pubblico, lei è una di quelle che dice, sono stata io, Ma che c'entra? così. Perché deve fare questi esempi? Che se... Avete, no, guarda, non c'è bisogno, lei l'ha fatta la puzzetta in pubblico e scommetto che lei non ha detto mai sono stata io, lei appartiene a quella categoria. Che fa la puzzetta in pubblico e poi dice: L'ha sentito questa puzza? Per chi sarà stato? E perché il colpevole è quello che dice: Non c'è bisogno che mi risponda perché tanto l'abbiamo fatto tutti. La Guardi, puzzetta dottoressa, in lei pubblico è una è cosa l'unica naturale. che riesce a mettermi addirittura in imbarazzo. Ma perché di che cosa stiamo parlando? Mi scusi, è una cosa normale. Perché cosa pensa? Che Belen non ha mai fatto una puzzetta in pubblico in vita sua? Beh, ma non credo che sia un fatto di interesse pubblico comunque. Questo lo condivido perché sui social tra lei e la Ferragni praticamente pubblicano di tutto, pure quelli che c'hanno sotto l'ascella, che chi cacchio se ne frega. Ma tra l'altro io devo dire che la stupirò perché sono d'accordo anche con un'altra cosa che ha detto lei, col fatto che spesso ci sono delle donne che non comprendono gli uomini. Oh, finalmente, finalmente. Finalmente, visto che lei, io non riesco a capire come fa lei a essere così, come dire, consapevole, soprattutto a conoscere il mondo maschile, forse lei mi potrà sciogliere un dubbio che proprio tengo qua da un sacco di tempo. Mi dica. Allora, lei per caso mi sa dire così, mi sa dire perché gli uomini ogni 2 secondi si devono mettere a posto il gingillo? Così. Prego. No, no, spiego meglio, no, perché forse loro non se ne rendono neanche conto, però ogni 2 o 3 stanno lì a ravanarsi. Ora io voglio capire una cosa, perché non se ne rendono nemmeno conto loro. Cioè loro stanno parlando con te magari di cose importanti, che ne so, magari del Covid, magari della fame del mondo, e improvvisamente sono là che si mettono a ravanare e non riesco a capire. Ora la domanda io la rivolgo agli uomini direttamente perché non penso che lei me la mi sa dare la risposta. Scusa, cari uomini, ma voi per caso usate i testicoli come le palline antistress? Stonk, Ma stonk, stonk, vi dottoressa, rilasso. cosa dice? Ma poi io non lo so a quest'ora, io boh, No, veramente. piatto, perché l'alternativa, cara vita, sarebbero le piattole, non è una cosa veramente molto carina. Scusi, volevo dire una cosa, ma per caso c'è un uomo lì vicino a lei? È la verità? C'è un uomo? Sì. Dove le tiene le mani? Dove sono a vista? Le mani sono a vista, sono visibili? Una sì. È l'altro che mi preoccupa, vedi? E l'altro, perché l'altro sicuramente ce l'avrà in tasca, quello sta ravanando, glielo dico io, quello è un vizio Guardi, dottoressa, maschiloso. io non voglio appurare né approfondire oltre l'argomento di questa settimana. Quindi la saluto e le do appuntamento alla prossima settimana. Prima c'è una domanda: la dottoressa si è vaccinata? Mi chiedono. Ancora no, non mi sono ancora vaccinata, sto pensando a farmi la... Sto Sto pensando quale mi devo fare, quelle che pensando. tiene gli effetti Ma mica lo minori. Ma decide lei, dottoressa. No, ma no, guardi, non. lo decido per me, abbia pazienza. Cioè, Ma non lo posso decide decidere. lei, non è che può scegliere il vaccino. Il vaccino si No, fa. perché Johnson & Johnson non era male, capisci? Cioè, quello è pure interessante, per i capelli vengono belli ricci, vengono belli setosi. Non è lo stesso, no. No, no, no. Niente, poi c'è anche Paola Platania che le scrive: poveri uomini incompresi. Vede cos'è, vede cosa poi. Questa amica tua, questa è uscita insieme tutte e due, perché Feedback che. uomini compresi, lo capisco.
Siete in cerca tutte e due di maschi. Lei è single, dica la verità, Basta, Rita. Lei è single e sta cercando il maschio. Faccia attenzione perché il maschio a un certo punto ravana. Vabbè, ci vediamo la prossima settimana. Noi vedremo di che cosa parlare. Magari sì. cambiamo Guardi, argomenti lo non me lo spazio. immagino. Va Non bene. me lo immagino. Va bene. Buonasera a tutti gli uomini. Saluti. Grazie che siete Soprattutto agli simpatici. uomini. E attenzione a quello che sta là, che è l'altra mano, ogni Ah, tanto la vado a sì. guardare Grazie questa. Arrivederci, buon proseguimento. alla dottoressa Eva. Buona serata. E adesso stacchetto e poi appunto lo speciale e l'approfondimento sul Palazzo Corvai. Rifrangenza è il primo libro di Giovanna Criscuolo e Filippo Di Mauro, un thriller psicologico che vi terrà col fiato sospeso. È possibile acquistarlo sul sito www.aliribelli.com o su Amazon in versione cartacea o ebook. E allora, adesso andiamo a collegarci con Marinella Fiume, come appunto annunciato già oggi sulla nostra pagina Facebook. Buonasera, professoressa Fiume. Buonasera a te Gra Rita, buonasera agli ascoltatori e agli spettatori. Grazie di essere con noi anche questa sera. Questa sera appunto in veste di storica perché andremo adesso a vedere un approfondimento, uno speciale fatto appunto su Palazzo Diana o Palazzo Corvaia di Fiumefreddo di Sicilia. Questo è il prodotto di una, o perlomeno una visita virtuale che è stata realizzata per gli alunni delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Fiumefreddo di Sicilia, che hanno studiato quest'anno il palazzo, però non sono potuti andare proprio a far visita al palazzo, sia per il periodo di pandemia, ma anche perché il palazzo comunque è una struttura di proprietà privata e quindi non è accessibile a tutti. Prima di vedere appunto lo speciale, professoressa, vogliamo commentare insomma questo lavoro e anche l'importanza di molti luoghi di Fiumefreddo di Sicilia che magari più non conoscono. Sì, grazie intanto a voi, grazie alla dirigente scolastica, agli insegnanti, ai bambini che hanno seguito con grande passione. Io in realtà tu mi hai definito storica, io non so se posso definirmi tale. Forse sono una innamorata del proprio paese, innamorata della Sicilia e arrabbiatissima che spesso molte cose non si conoscano o non si vedano più perché sono dentro e sarebbe sottoterra e sarebbe necessaria una bella campagna di scavi per scoprire tutta la nostra storia. Partendo da Palazzo Corvaia, di cui parleremo meglio nell'intervista che tu manderai, io voglio dire che questa elegante residenza del XVIII secolo, Palazzo Corvaia, deve il suo nome non tanto ai Diana, che invece poi colonizzarono il quartiere e costruirono quello che appare oggi come una dimora, una elegante fattoria di campagna, ma precedentemente il nome ci dice Corvaia, che probabilmente il censo era della famosa famiglia Corvaia, quella Corvaia, quella famiglia che costruì il meraviglioso palazzo Corvaia di Taormina. Certo, il nostro non è
meraviglioso come quello, però a quello si ispira e ha molti canoni certamente di bellezza e di grande interesse. Questo perché? Perché questa contrada, che oggi è del comune di Fiumefreddo di Sicilia e che ci fu sin dal 1801, un tempo faceva parte della baronia di Calatabiano. Le caratteristiche di questo castello, di questo palazzo, sono tali che ci fanno pensare anche che questa non è che quello che noi vediamo, che poi fu realizzato, ma che esso abbia origine in tempi già precedenti. E infatti noi che cosa vediamo? Noi vediamo per esempio l'aspetto di una fortificazione, vediamo l'antica torre merlata che probabilmente è dell'epoca di Federico II di Svevia, per questo il palazzo ha un po' il carattere di una fortezza, perché prima che da Federico II di Svevia la Sicilia, come voi sapete, era stata presa dagli arabi. Dopo gli arabi furono cacciati via e furono cacciati via dai bizantini, che giunsero appunto dall'Oriente, da Bisanzio, e che fecero questa spedizione in Sicilia guidati nel 1038 dal generale Magnace. Magnace era un grande generale che sbarcò nell'estate del 1038 da Bisanzio, ovvero da Costantinopoli in Sicilia, e in brevissimo tempo, in pochissimo tempo, conquistò Messina. Successivamente la spedizione si diresse verso Siracusa, che sarà per il tempo della dominazione bizantina la capitale bizantina dell'isola. Siracusa però resistette ai bizantini e resistette fino al 1040. Nel 1040 cadde nelle mani dei bizantini, sconfitta che colse sorpresa gli arabi, che non se l'aspettavano, e sulla sorpresa appunto Magnace vinse. Magnace fu l'unico condottiero che riuscì prima dei normanni a sottrarre, seppur temporaneamente, sino forse al 1043, la città e i saraceni. I bizantini da Siracusa si diressero verso Catania e, cosa che pochi sanno, si fermarono a Fiumefreddo. A Fiumefreddo costruirono una piccola fortezza denominata Cittadella. Cittadella, piccola fortificazione, che si trovava al confine con Mascali, di cui ora ben poco o niente rimane e che cade in folto agrumeto privato che io ebbi tanto tempo fa la possibilità di visitare. Traccia del loro passaggio, però, del passaggio dei bizantini a Fiumefreddo, rimane ancora nella nostra toponomastica cittadina. I nomi delle strade sono importanti, spesso non rimane niente, ma nel nome della strada c'è la memoria, l'eco di qualcosa che c'era allora. E per esempio il quartiere Gona, che è il più vicino alla cittadella, ha il nome che viene dal greco icona. Infatti i bizantini parlavano la lingua greca. Icona e gona è una corruzione dialettale di icona e probabilmente faceva riferimento a una piccola cappelletta, un altarino che sorgeva da quelle parti con una Madonna che, se noi vogliamo immaginare com'era,
possiamo immaginarlo guardando la Madonna di Vena, perché è una Madonna greco-ortodossa. Ancora, seguiamo questo itinerario dei bizantini a Fiume Freddo e seguiamolo sempre attraverso la toponomastica. Sapete tutti che a Fiume Freddo c'è una via che si chiama Via Cuba. Bene, il nome deriva dal fatto che lì doveva esistere una Cuba. Cos'è la Cuba bizantina? È un piccolo edificio religioso di struttura cubica sormontato da una cupoletta. Se vogliamo capire cosa c'era e cosa non c'è più, andiamo a visitare la Cuba di Malvagna, che è una Cuba simile a quella di Santa Domenica di Castiglione di Sicilia, cube che testimoniano la presenza e l'influsso della cultura bizantina da qui tutta la valle dell'Alcantara. È probabile che Palazzo Corvaia fosse una costruzione araba, poi trasformata dai bizantini dopo la cacciata dei saraceni in un carcere fortezza, poi in epoca federiciana diventata una fortezza federiciana e infine nel Settecento diventata quella che abbiamo ora. La fine dei bizantini fu poi decretata dai Normanni. Dopo i Normanni fu la volta di Federico di Svevia, che discendeva per parte di madre dai Normanni, era una Tavilla, conquistatori di Sicilia e fondatori del Regno di Sicilia. Federico II fu imperatore dal 1198 al 1250. È probabile che quelle torri merlate del palazzo siano d'epoca federiciana o, se sono successive, vogliono ispirarsi alle stesse torri merlate che qui erano. Ma questo solo degli attenti rilievi e degli scavi potrebbero confermarlo. Dunque, il nostro è un paese pieno di storia, bisogna conoscerla per amarlo, per rispettarlo. Adesso ci arriva una domanda, prima da Giusy Sanfratello, quella di prima. Buonasera, come mai il Palazzo Corvaia verse in queste condizioni di abbandono? Bene, mi piace molto questa domanda. Ringrazio la signora Giusy Sanfratello per averla fatta e mi preme ricordare che all'epoca della mia sindacatura io acquistai i rilievi archeologici e i beni culturali più importanti del paese, ossia la famosa Torre Rossa e il casale Papandrea, esempio di una fabbrica agrumaria e dunque di archeologia industriale. Fu un ottimo acquisto, poi i miei continuatori restaurarono, ne sono molto felice. E il mio desiderio era anche quello di acquistare Palazzo Corvaia. Sarebbe stato l'ultimo acquisto che avrei voluto fare. E per questa ragione contattai i proprietari. Allora, i proprietari abitavano a Reggio Calabria, si chiamavano, mi pare, D'Agostino. E chiamai l'erede, uno di loro, il quale si presentò e trattammo il bene. Naturalmente il comune non può acquistare
secondo una sensalia normale, eccetera, ma deve rivolgersi all'ufficio tecnico, all'ufficio all'UTE, il quale dà la sua valutazione. L'ufficio tecnico e regale diede la sua valutazione e io fui felice di offrire questa valutazione ai proprietari di Palazzo Corvaia. Davanti a questa valutazione si inalberarono, si arrabbiarono moltissimo, come se io li avessi umiliati, dissero che io pagavo quattro pietre, non il grande valore storico. E tuttavia io non potevo fare altro, cercai di convincerli, andai a carica diverse volte. Purtroppo non ci fu mai la loro volontà allora di vendere. Io credo che però oggi i tempi siano maturi. Siano maturi intanto perché è cambiato molto e poi perché se vogliamo conservare quel poco che c'è rimasto, non solo dalle manomissioni che nelle varie parti sono poi state col tempo fatte, e che vabbè sono di singoli proprietari e loro se li gestiscano nel rispetto certamente dei luoghi, dell'ambiente, ma anche per salvare quel poco salvabile che ancora c'è di Palazzo Corvaia. E io credo che la pubblica amministrazione dovrebbe intanto imporre ai proprietari di puntellare il bene, perché io temo che sia in uno stato di degrado tale che rischia quello che c'è di crollare e quindi penso che sia necessario procedere ad intimare ai proprietari di puntellarlo e probabilmente, considerate le spese che dovrebbero essere fatte per puntellarlo, oggi verrebbero a più miti propositi. Andiamo con la domanda di Paola Grasso. Buonasera, quali altri luoghi di Fiume Freddo meriterebbero di essere approfonditi e attenzionati? Ma io appunto direi che bisognerebbe fare degli itinerari. Io avevo proposto poco fa l'itinerario bizantino. Andare a vedere in questi luoghi che io ho menzionato poco fa la possibile preesistenza di qualcosa, penso che sarebbe utile. Inoltre credo che già anche prima sia necessario vedere questa possibilità di un itinerario greco-romano. Noi abbiamo a Feot, in territorio di Calatabiano, l'università ha già avviato degli scavi e io penso che bisognerebbe collegarsi all'università per capire se poter continuare questi scavi archeologici per restituirci questo, ma soprattutto penso un'altra cosa. Voi tutti conoscete ormai la Torre Rossa. Sapete, quando io ero sindaco, guardando all'Ermitage a Leningrado gli acquerelli del viaggiatore Jean Well, che venne nel 1766 a fare il suo voyage pittoresco in Sicilia dall'isola di Lipari, di Malta, eccetera. Viaggio pittoresco, pittoresco significa Jean Well andava a vedere questi luoghi, ma anche lasciava degli acquerelli di questi luoghi e anche delle piante, delle piantine, delle mappe, perché non era solo un acquarellista, ma era anche un architetto e quindi sapeva restituire queste cose. Bene, vicino alla Torre Rossa, Jean Well lascia alcuni disegni. I disegni sono i disegni della chiesa di
San Giovanni, per esempio, di cui una parte si è conservata ed è esattamente di fronte alla casa colonica che c'è di fronte alla Torre Rossa. Quando ero sindaco feci fare degli scavi davanti a quella casa colonica e da questi scavi venne fuori il calidarium, il frigidarium di una villa romana risalente al secondo secolo d.C., ossia coeva alla villa di Piazza Armerina. Bene, purtroppo gli scavi furono poi ricoperti, questo non purtroppo ma bene per evitare la manomissione, ma fu trovato questo calidarium a mosaico a tessere bianche e nere. Probabilmente questa fattoria che c'è lì di fronte fu edificata con i resti del materiale della villa romana che lì esisteva, a continuazione appunto di queste terme. Ormai certamente è quasi impossibile andare a vedere che cosa ci fosse sotto, però una valorizzazione, uno studio attento di questi luoghi sicuramente sarebbe utile, anzi io credo necessario. Andiamo a un'altra, ci sono tante domande, andiamo più velocemente. Paola Platania scrive: le due torri che emergono dietro, oltre ad essere belle, avevano una funzione particolare? Le torri. Lo accenniamo brevemente perché poi appunto lo vedremo comunque subito dopo nel. Esatto, io dico soltanto che tutti i palazzi di epoca federiciana erano un po' delle fortezze e avevano quindi la funzione anche di osservazione verso il mare, verso il fiume, anche perché il fiume era, come hanno dimostrato gli storici, era molto più grosso di ora in epoca romana. Pensate voi che in età romana gli spostamenti attraverso la Sicilia erano possibili attraverso la navigazione fluviale. Probabilmente anche il fiume Freddo, prima di subire poi in alto ai 3000 metri di altezza sull'Etna da cui scaturisce il fiume, prima di subire diverse colate laviche, aveva un corso di navigazione molto più ampia. Su quella costa, tra il 1500 e il 1600, spesso si fermavano gli ottomani, i turchi saraceni, che si fermavano al fiume per fare la cosiddetta acquata, e cioè per rifornirsi di acqua. Sto parlando del fiume che adesso vede la luce soltanto per un chilometro prima della sua foce in riserva naturale. E anche il castello degli Schiavi ha una origine, malgrado quello che noi vediamo è del tardo Settecento, ha un'origine molto più antica, come dimostrano dei ritrovamenti che sono stati fatti qui, sicuramente un'origine romana, come dimostrano anche i visi consolari di quattro consoli romani che sono stati qui trovati. Dunque ci sarebbe veramente tanto bel lavoro da fare. No. Peraltro, prego, prego, professoressa. No, che naturalmente dico deve tenere conto delle esigenze dei privati, delle paure degli espropri, di tante cose. È un discorso complesso, ma per amore del nostro paese, che avrebbe veramente tanta cultura,
su cui vivere, su cui mangiare, tanta cultura, perché come tu sai, i luoghi d'arte, i luoghi in cui ci sono antichi beni culturali sono i preferiti dai turisti, che ormai sono stanchi solo di mare e montagna e vogliono anche lo stimolo, l'input culturale. Sì, infatti, proprio così. No, dicevo, a proposito delle due torri, troviamo anche i simboli cioè quell'orecchio, le fenditure dell'orecchio, mi pare che si trovano anche poi in quelle del Castello degli Schiavi, quindi... Bene, vorrei dire questo, per rispondere alla tua domanda. Dunque, tutti questi erano dei feudi che i principi Gravina e Coruillas davano a censo a queste famiglie nobiliari o signori come i Corvaia, come i Diana, che fecero poi sorgere il complesso del quartiere nella collina San Vincenzo. E dunque le torrette che originariamente avevano questi occhi e queste orecchie per dire simbolicamente che c'era molta attenzione nei confronti degli invasori che venivano da queste parti, ebbero poi una valenza diversa, e cioè furono rivolti ai contadini che lavoravano in queste zone per dire loro che i padroni dovunque li vedevano e li sentivano, e quindi non si mettessero a perdere tempo per lavorare e profittare del loro lavoro. Quindi diciamo che c'è stata di questo simbolo un riuso, una doppia riutilizzazione. Lo vediamo qui e lo vediamo anche al Castello degli Schiavi cosiddetto. Maria Privitera scrive: un caro saluto alla scrittrice Marinella Fiume, che come storica ci ha egregiamente condotto alle origini di questo palazzo, dove certamente il tempo sembra essersi fermato. Quali prospettive future si stanno concretamente progettando o quali lei stessa suggerisce per valorizzarlo? E peraltro è oggi sulla nostra pagina anche Alessandro Giannetto ha posto questa domanda, cioè quali prospettive ci sono per Palazzo Corvaia? Beh, io credo che le prospettive bisognerebbe chiederlo a chi in questo momento rappresenta l'amministrazione comunale. Io come consigliera posso fare questa proposta, la proposta che ho fatto, e insistere su questa proposta, che è quella di costringere, tra virgolette, i proprietari a puntellare il bene, se vogliamo che questo bene non crolli definitivamente. Dopodiché, attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla Comunità Economica Europea o dalla Regione, che sono tantissimi per quanto riguarda i beni culturali, voglio ricordare che un paese come Troina, per esempio, ha rilevato tutti questi beni, restaurato tutti questi beni, è fatto di un piccolo paese all'interno della Sicilia, di un borgo fatto una meraviglia, meta veramente di un turismo culturale. Del palazzo poi si potrebbe fare un museo, io avevo pensato al Museo dell'Arte Contemporanea, ma come dire, sicuramente una struttura museale dalla destinazione più diversa. Andiamo veloci, Lilli Strazzeri scrive: per riportare il palazzo in condizioni di fruibilità collettiva, quali sono le possibilità? Occorrerebbero donazioni private, fondi regionali? Ci sono sia fondi regionali per i beni culturali che fondi europei.
devo dire, tantissimi fondi europei. Si tratta solo di fare un progetto credibile, perché l'Europa vuole progetti seri e credibili, e di inoltrarlo a chi sicuramente finanzierà, perché c'è stata una pioggia in comuni che hanno intelligentemente gestito i loro beni culturali di denaro e di finanziamenti in questo senso. Andiamo con la domanda di Vladimir di prima. Vediamo, ok. Spesso la stessa popolazione del luogo è insensibile al patrimonio artistico-culturale che possiede. Come immagina una campagna di educazione al bello? Intanto saluto lo scrittore Vladimir di prima, che ammiro e apprezzo molto, con cui abbiamo fatto qualcosa insieme, ma che spesso Scime Freddo ha fatto delle cose con geni emergenti del nostro paese. Io credo che si sia incominciato adesso, con il piede giusto, con l'iniziativa di Rita Patanè, poi abbracciata dalla scuola media, dalla scuola, dall'Istituto Onnicomprensivo Verga di Fiume Freddo di Sicilia. Intanto sono i bambini che devono amarla. Io ho visto dei bambini che erano veramente entusiasti di conoscere la storia del proprio paese. Quindi bisogna cominciare, così come bene ha cominciato Rita Patanè e come bene sta cominciando la scuola di Fiume Freddo, facendola amare ai bambini. Noi siamo andati a fare le riprese con Rita davanti a Palazzo Corvaia e c'era un papà che era stato portato lì dalla sua bambina e faceva mille domande, che voleva sapere, voleva conoscere. Quindi i beni culturali si tutelano se si conoscono. Io mi sono sempre dichiarata disponibile. Pensate, quando il comune ha fatto i 200 anni di età, ha festeggiato il suo 200° compleanno, ho stanziato con i soldi del comune una borsa di studio ad un dottore di ricerca per studiare la storia del nostro paese, andando in tutti gli archivi. Anche in Spagna questa dottoressa è andata, che non ho scelto io, ma ha scelto l'università, allora preside Giarrizzo, anche in Spagna, perché come sapete la Sicilia è stata anche sotto il dominio spagnolo negli anni tra il 500 e il 700, per ricostruirne la storia. Ne è venuto fuori un volume che abbiamo regalato a tutti nelle copie che abbiamo stampato e che secondo me bisognerebbe rispolverare, che si chiama La memoria ritrovata. Ho fatto inoltre anche la guida di Fiume Freddo di Sicilia, in italiano e in inglese, con particolare attenzione a queste emergenze culturali, diffondendola dappertutto. Bene, io credo che sono iniziative che vanno fatte sempre, e quando noi ci lamentiamo che i cittadini sporcano il paese, non lo rispettano, non lo amano, è forse perché lo conoscono poco. Allora, un grosso impulso alla educazione, alla conoscenza, non è perdere tempo e soldi, si tramuta poi in rispetto per il proprio paese, in aumento della differenziata, anche nella munnizza si traduce, non so se mi spiego. Quindi il bene culturale non è una cosa astratta, è l'essenza, la storia, il futuro e il presente del nostro paese. Proprio così. E noi chiudiamo questa serie di interventi, di domande, con il commento di Graziella Sgroi, che è una docente appunto delle scuole elementari
Desidero ringraziare la professoressa Fiume per la sua collaborazione con la nostra scuola. È stato bellissimo per i nostri alunni ascoltare tutte le sue spiegazioni durante il collegamento online di alcuni giorni fa. Sono rimasti catturati dai suoi racconti, poiché lei ha la capacità di armonizzare perfettamente chiarezza e grande sapere. Ancora grazie. E non basta, vorrei informare la professoressa che anche gli alunni di quinta in questi giorni hanno avuto modo di apprezzare le sue conoscenze. Infatti in classe abbiamo letto il suo libro Il vecchio del fiume freddo, grazie al quale i bambini hanno avuto modo di conoscere il passato prossimo del loro paese, di addentrarsi in quel mondo magico di detti, orazioni e generosità e di come occorre rispettare la natura, appunto. E Patrizia, grazie tante alla maestra Sgroi, ottima insegnante. E poi c'è un'altra maestra, concludiamo con appunto l'altro, ecco, anche Patrizia Nunzio, un'altra maestra. Professoressa carissima, hai mai pensato di scrivere un libro a misura di bambini per promuovere in loro il sentimento dell'appartenenza, partendo appunto dalla conoscenza e dal rispetto di ciò che vivono e guardano ogni giorno? Un abbraccio. E infine Maria Pelleriti, programma interessante, ok. Grazie anche Maria, a Maria Pelleriti. A Patrizia voglio dire che ne ho uno già quasi pronto, che vuole fare amare in particolare l'Etna e tutto il territorio etneo ai bambini. Io spero tanto di venire presto e farne dono a tutti i bambini che vorranno leggere. Grazie professoressa Fiume, e appunto anche di comunicarci quelli che sono i suoi progetti futuri, e quindi così abbiamo risposto anche alla maestra, appunto, Patrizia Nunzio. E adesso, quindi, a questo punto possiamo vedere questa visita, possiamo immergerci in questa visita virtuale al Palazzo Corbaia. E Patrizia Nunzio scrive: attendiamo con impazienza. Grazie Patrizia. Bene, grazie professoressa di essere stata con noi per fare questa introduzione appunto all'approfondimento che vedremo, e la ritroveremo appunto a parlare di qualche altro luogo di Fiume Freddo, perché appunto sono tanti, ne abbiamo tanti. Sempre disponibile per Fiume Freddo, per i fiume freddesi, soprattutto per i bambini, e inoltre per Rita Patanè. Grazie. Grazie a Marinella Fiume. Buonasera. Buonasera. E adesso, allora, andiamo a vedere appunto storia di Palazzo Corbaia o Palazzo Diana e cenni storici sul quartiere Diana, anche di Fiume Freddo di Sicilia. Ci troviamo nel quartiere Diana, Fiume Freddo di Sicilia. Questo è uno dei luoghi storici più antichi di Fiume Freddo. Concentrati in pochissimi metri abbiamo la piazza Diana, la chiesa di San Vincenzo Ferreri, e alle mie spalle, come vedete, il Palazzo Diana o Palazzo Corbaia, come dir si voglia, che è uno dei palazzi storici più antichi di Fiume Freddo, un esempio di architettura rurale del Settecento. Il Palazzo Diana o Palazzo Corbaia richiama nell'architettura alcuni elementi tipici, appunto, come ho detto, dell'architettura rurale del Settecento. Infatti questi elementi li ritroviamo anche nel Castello degli Schiavi. Anche il Palazzo Diana era una residenza, pare fosse una residenza di villeggiatura della famiglia Diana. Siamo entrati, questa è la corte del Palazzo Diana, però non era l'ingresso principale, ma questo era invece il cortile dove si svolgevano tutte le attività quotidiane attorno al palazzo. Infatti, come vediamo, attorno al palazzetto ci sono tutta una serie di altri edifici che erano le case della servitù, e poi c'erano le stalle, il palmento, un vero e proprio piccolo quartiere nel quartiere.
Abbiamo chiesto a Marinella Fiume, scrittrice, ricercatrice, studiosa di storia della Sicilia, docente per 34 anni negli istituti di istruzione secondaria e già sindaca di Fiumefreddo di Sicilia per due legislature, dal 1993 al 2002, di raccontarci di Palazzo Corvaia. La studiosa ci ha offerto un quadro chiaro che si lega anche alla storia di edifici risalenti ad epoche antecedenti al 1700 d.C. e di alcune contrade, oggi quartieri, non soltanto di Fiumefreddo, ma pure della vicina Calatabbiano. Lei sicuramente può fare una ricostruzione storica di questo palazzo. Bene, mi permetta di fare un discorso ampio, ma semplice, perché vorrei che i nostri figli, bambini, ragazzini potessero conoscere la storia del loro paese e con loro la storia di questo manufatto che abbiamo alle spalle. Intanto, dove ci troviamo? Sapete tutti che ci troviamo nel quartiere che si chiama Diana. E perché si chiama Diana questo quartiere? Si chiama Diana perché la famiglia che aveva a censo tutte le terre in questa collinetta che si chiama Colle di San Vincenzo. Per questo abbiamo la via San Vincenzo e la chiesetta di San Vincenzo Ferreri. Questa famiglia Diana vi costruì questo palazzo e l'annessa chiesetta. Avete visto quella chiesetta? La chiesetta faceva parte di tutta questa struttura. La famiglia si era costruita questa, che era una fattoria di campagna, ma era una fattoria fortificata per gli usi che derivavano dalla coltivazione, dalla lavorazione e dalla commercializzazione dei beni che qui si producevano. La stessa famiglia Diana aveva costruito la chiesetta, che serviva un po' come cappella privata propria della propria famiglia, un po' come chiesetta aperta a tutti, e cioè ai contadini, alle famiglie dei contadini che abitavano e lavoravano i censi della famiglia Diana. Naturalmente la famiglia si era riservata i posti davanti all'altare per le celebrazioni religiose e le messe. Vi troviamo anche lì la tomba di un loro figlio che era morto a 2 anni e 10 mesi, e quindi era proprio una cappella privata. Molto carina. Questa contrada, la contrada di Diana, che ora fa parte del nostro comune, del comune di Fiumefreddo di Sicilia, un tempo invece faceva parte della baronia di Calatabbiano, ed è per questo che ha il nome questo palazzo di Corvaia, che probabilmente era legata ai principi Gravina e Cruillas. Il palazzo che abbiamo alle spalle è un esempio molto importante, molto bello e molto significativo dell'architettura rurale siciliana, e fu costruito nel 700, ma non fu costruito da zero. Sotto questa edificazione del 700 c'erano resti di altri edifici. Sarebbe importante sapere quali fossero, attraverso dei rilievi, attraverso degli scavi che purtroppo non sono stati mai fatti.
tutti quelli, voglio dire, sottostanti, quelli a carattere archeologico, e che dimostrerebbero come questa costruzione nel Settecento fu edificata su precedenti ruderi sottostanti. Allora ci domandiamo, cosa vuol dire? Vuol dire che questo palazzo aveva una storia che è più antica di quello che noi oggi vediamo e che nel Settecento fu edificato. Probabilmente sì, il probabilmente è d'obbligo, stante il fatto che non sono stati fatti questi rilievi archeologici, questi scavi. Però ci sono alcuni elementi che ce lo suggeriscono, che ce lo fanno dire. E quali sono questi elementi? Questi elementi riguardano innanzitutto un manoscritto anonimo che si trova presso il comune di Fiumefreddo, probabilmente scritto dai proprietari, senza firma, che è un po' racconta la storia di questo palazzo. E cosa ci dice? Ci dice che il palazzo fu prima arabo, saraceno, poi bizantino e infine nel Settecento su questi ruderi si costruì l'odierno palazzo. Ma siamo certi di questo? Non siamo certi, ma possiamo fare delle supposizioni che riguardano in particolare i toponimi, e cioè i luoghi delle contrade e delle vie del nostro paese. Voi avete, non so quanti ne hanno sentito parlare, ma i vecchi della zona ne hanno memoria. C'è un luogo al confine tra Mascari e Fiumefreddo, in un agrumeto ben coltivato, che i vecchi chiamano a Cittadeggia, la cittadella. Io ebbi il piacere di visitarla 20 anni fa, 30 anni fa, quando ancora c'era qualche traccia, che probabilmente adesso non c'è più. Purtroppo giace in un agrumeto privato, agrumeto che è molto ben coltivato e che è stato chiuso poi con un cancello, quindi non è facile accedervi. Che cos'era la cittadella? La cittadella era il modo in cui i bizantini chiamavano le loro fortezze che fecero in Sicilia. Grosso modo nel 1038-1040. Perché dico questa data? Dico questa data perché la Sicilia era nel 900 sotto il potere degli arabi, dei saraceni, ma dall'impero di Costantinopoli o Bisanzio partì una spedizione nel 1038 sbarcò a Messina. Partì una spedizione con l'intento di sottrarre agli arabi il possesso della Sicilia. Allora, sbarcati a Messina sotto la guida di un grande generale, che era il generale Maniace, presero Messina in pochissimo tempo e si diressero poi verso Siracusa. Siracusa che sarà la loro capitale, come dimostra la presenza del castello Maniace, che prende il nome da questo grande generale. I bizantini dunque da Messina vanno a Siracusa e avanzano verso tutta la Sicilia occupata dai saraceni.
E dove si fermano dopo essere stati a Catania? Dove si fermano? Si fermano a Fiume Freddo, come dimostra sia la presenza della cittadella, sia un quartiere che si chiama Gona, che è proprio il più vicino alla cittadella. Sapete perché si chiama Gona quel quartiere? Perché la parola Gona è la corruzione in dialetto, dialettale, del greco icona. E i bizantini, che venivano da Costantinopoli, avevano adottato la lingua greca. Quindi questa icona cosa significa? Significa che probabilmente c'era lì venerata in una cappelletta l'immagine di una Madonna. Noi non ce l'abbiamo più, né questo altarino né questa Madonna, però possiamo immaginare come fosse, perché i bizantini erano di religione greco-ortodossa. Allora, se noi andiamo a vedere la Madonna di Vena, greco-ortodossa, c'erano tanti monaci che si chiamavano monaci basiliani, che avevano fatto molti conventi al seguito dei bizantini. Se noi vediamo la Madonna di Vena, possiamo immaginare che questa Madonna assomigliasse molto a quella che c'era nel quartiere Gona. Cosa fecero i bizantini, che avevano bisogno di sconfiggere gli arabi? Furono anche qui in questo luogo, e probabilmente utilizzarono quello che gli arabi avevano qui costruito in funzione di carceri, di carcere per gli oppositori, per i prigionieri. Un piccolo ambiente dentro il castello, che è il caso di non visitare per paura dei crolli, potrebbe essere stata una cella dove venivano tenuti questi prigionieri. Dopo i bizantini ci sono i normanni. Dei normanni non credo ci sia rimasta niente, ma dei bizantini un'altra cosa vi voglio dire, che dimostra ancora una volta quello che diciamo. Avete presente a Fiume Freddo una via che si chiama Via Cuba? Perché si chiama Via Cuba? Non lo sappiamo più. Però probabilmente si chiama così perché i bizantini costruirono lì una chiesetta, e le chiesette bizantine si chiamavano cube. Vogliamo vedere come poteva essere? Basta andare a Castiglione a vedere la cuba di Santa Domenica, e basta andare a Malvagna a vedere l'altra piccola cuba che c'era, per capire che probabilmente il nome della strada Via Cuba deriva dal fatto che quella strada conduceva, tagliando l'attuale via che conduce verso il mare, conduceva verso la collina di Liberto, dove doveva esserci nel percorso questa piccola cuba. Guardate come sono importanti i nomi. Spesso abbiamo nomi nei paesi, nomi di contrade, di strade, di cui non ci rendiamo conto perché sono scomparsi i manufatti. E invece con il loro nome, toponimo, è una parola che deriva dal greco, topos, nome dei luoghi. Con i toponimi ricostruiamo tanta parte di questa storia. Allora, quindi a Fiume Freddo ci deve essere stata per alcuni anni, fino a quando poi non vennero i normanni, e poi
subito dopo l'età di Federico II di Svevia, lo Stupor Mundi, il grande imperatore, il quale Federico II per madre era un'altavilla, e cioè era un normanno, e quindi il passaggio dai normanni al regno di Sicilia di Federico II fu un passaggio quasi indolore. Allora, il regno di Sicilia è fondato di Federico II. Vedete lì i merli che ci sono in questo palazzo? Guardate i merli. Che cosa vuol dire? Vuol dire, se voi andate a vedere, per esempio, Palazzo Corvaia, che ha lo stesso nome, a Taormina, lì si radunò il Parlamento del Regno di Sicilia ed è merlato a questi merli. Tutti i monumenti costruiti nell'epoca di Federico II di Svevia hanno tutti questi merli, sono tutti turriti, cioè hanno le torri, e sono fortificati. I merli sono il simbolo del fatto che è un palazzo fortificato, una specie di fortezza da cui in cui ci si può asserragliare per difendersi dai nemici esterni. Quindi fu dell'età federiciana questo palazzo? Non possiamo esserne certi, ve l'ho detto prima. Possiamo solo dirvi che probabilmente potrebbero esserci dei precedenti dell'età di Federico in questa costruzione del 1700. Oppure l'ipotesi può essere anche un'altra, che quando i Diana si costruirono questo palazzo, ricordarono Palazzo Corvaia, ricordarono i monumenti federiciani e costruirono questi merli, cioè potrebbe avere anche un carattere simbolico. Adesso andiamo a vedere un pochino questa costruzione. È un edificio che ha un prospetto tra delle piccole torri pensile, e davanti il luogo dove noi siamo è questo cortile, questa corte, dove vedete tutte queste aperture, vedete tutti questi luoghi alla nostra destra e alla nostra sinistra, dove insistono magazzini, stalle e anche abitazioni dei servi che lavoravano per la famiglia. Dunque è una villa fattoria che i nobili del tempo costruirono per abitarla, forse solo in periodo di villeggiatura. Non siamo certi di questo, però la sorte di molte di queste fattorie era quella. Quando poi c'era la vendemmia o la raccolta del grano, o la macerazione del lino, allora venivano qui, si stabilivano per dei mesi. La cosa molto bella è questo cromatismo, è quasi un bianco e nero, il bianco delle mura con la calce e poi il nero della pietra lavica. Purtroppo qualche sciagurato, forse prima che si mettessero i cancelli, ha rubato gran parte della pietra lavica, per esempio del passamano che conduce alla casa. Agli angoli del palazzotto ci sono sorrette da tre mensole, vedete, in pietra lavica, due garitte a pianta quadrata, coronata da cupolette emisferiche e con un cornicione che era decorato allora di stucco, e chiudono così architettonicamente questa facciata. Dietro invece ci sono due torrette più grandi a pianta quadrate con questa merlatura. La merlatura dell'epoca federiciana si chiama merlatura ghibellina. Dall'altra parte
parte, questo è il cortile esterno, dall'altra parte c'è un altro cortile, il quale è adiacente alla strada. Evidentemente questo cortile serviva per le attività interne, la produzione dei contadini che stavano lì, la sistemazione dei prodotti della terra e le esigenze dei proprietari. Il cortile esterno che sporge all'ingresso della strada grande, della strada maestra, il cortile esterno aveva una funzione più di commercializzazione, trasporto dei beni della terra, tant'è vero che insiste su l'ampia campagna, agrumeto, eccetera, che vi era qui. Tra le due corti al lato c'è un ambiente che questo architetto e storico che ha parlato per la prima volta in maniera esaustiva, e cioè Gaetano Palumbo, di questo palazzo, dice essere lo studio, e cioè quello dove i proprietari facevano i conti, tenevano i registri, perché le famiglie nobiliari che avevano questi beni a censo da parte del principe dovevano scrivere ogni cosa, i prodotti raccolti eccetera, per consegnarla al principe. I feudi che loro, questo feudo che loro amministravano, era amministrato sin da tempo antico in favore della famiglia dei Gravina i Cruillas. Questi Gravina i Cruillas già nel 1396 avevano ottenuto dal re la baronia di Calatabiano, e infatti questa parte di Fiume Freddo era Calatabiano, non era Fiume Freddo, perché era sotto i Gravina Cruillas. Poi molte cose non le riusciamo a vedere più, in quanto all'inizio, oltre ai crolli che secondo me vanno immediatamente impediti, costringendo il proprietario a puntellare il bene almeno, e poi si possono fare tante cose proprie eccetera, ma intanto il proprietario, che non volle vendere a me quando ero sindaco, il proprietario di Reggio Calabria, che non volle vendere al comune perché ritenne che la somma che il comune gli offriva, erano di Reggio Calabria questi proprietari, mi pare si chiamassero D'Agostino, era un medico, questo quando lo feci venire qui gli offrì la somma che l'ufficio tecnico erariale, l'UTE, aveva stabilito come valore dell'immobile. Lui si inalberò dicendo che così non pagavo il bene storico ma solo le pietre, e offeso ed indignato se ne andò. Peccato, perché dopo che era stata comprata Torre Rossa, dopo che era stato Casale Papandrea, questo era il mio desiderio di comprarlo come ultima cosa. Nel corso degli anni, specialmente alla fine dell'Ottocento e agli inizi del Novecento, sono state fatte ammodernamenti, restauri a scopo abitativo dei palazzi che adesso sono alla nostra destra, e quello era invece quello che adesso vedete essere una costruzione che sembra moderna, era invece il palmento, perché era il palmento che era stato costruito da un certo Bottari, il quale palmento poi fu adibito ad abitazione. E perché la cosa
e altre abitazioni furono sistemate in qualche modo alla destra. La cosa è un po' dolorosa in quanto fa perdere la primitiva struttura del luogo, e tuttavia diciamo così che nel complesso questa rimane intatta e almeno ci fa respirare l'aria di quella che fu la più bella villa rurale che questo quartiere ebbe ai tempi. Abbiamo avuto anche la fortuna di raccogliere la testimonianza di Maria Alibrandi, che nacque proprio fra le mura di questo palazzo. Il padre, Leonardo Alibrandi, dopo essere rimasto orfano del papà, vi si trasferì negli anni 50 con la madre e i fratelli. Nel palazzo lavoravano come massari, in particolare nel magazzino della frutta. Nel 1962 il signor Alibrandi sposa Giuseppa Polito. Dall'unione nacquero due figli, Carmelo e Maria. Quest'ultima nel palazzo Diana è cresciuta per poi uscire da sposa. Del giorno delle nozze, in cui attraversò vestita di bianco la corte di Palazzo Corvaia, luogo di ricordi ed emozioni, per sposare Mario Losi, ci sono anche delle foto, oggi veri e propri documenti. Siamo con una testimone diretta, Maria Alibrandi, che ha vissuto proprio in questo palazzo, respirando quindi la storia di queste mura, di quello che oggi, pur essendo un rudere, comunque lascia trapelare tutta la magia di uno dei luoghi storici più antichi di Fiume Freddo. Maria Alibrandi ha vissuto qui dal 1970 al 1989, quando poi si è sposata. Infatti ci sono anche delle foto davanti al Palazzo Corvaia. E diciamo un po' come, dove abitavate, cos'erano questa parte del palazzo, cosa conteneva? Allora, qui c'era la camera da letto, poi se ci spostiamo più avanti nella porta c'era l'ingresso ed era il salotto, poi più avanti c'era tutto lì, vedi, c'era la cucina e poi c'era un'altra stanza dietro che si accedeva, c'era fuori tutto il cortile e il forno. E fuori c'era anche il cortile dove noi avevamo tutti gli animaletti e tutto quanto, piante, frutti e tutto quanto. Lì mentre c'era invece il magazzino di mio padre, che lui lavorava con gli agrumi e quindi aveva tutti gli operai, lavoravano sti agrumi, e poi c'era anche una stanza che loro, mio padre mi diceva, era una stanza pericolosa perché era una stufa dove loro tenevano i cachi a maturare. C'è qualche storia, qualche aneddoto particolare che ci può raccontare della sua adolescenza? Allora, la mia qua è stata un'infanzia bellissima, e giocavamo sempre a fare le principesse, quindi figurati, io facevo la principessa visto che abitavo nel castello di Diana. E una cosa bellissima che mi ricordo è il signor Pippo che dal balcone ci cantava, ci suonava con il mandolino il pomeriggio tutte... E ci suonava queste canzoni, queste cose con il mandolino, e qui c'era seduta mia madre, mia zia, tutte le vicine di casa che ricamavano, chi cuciva, e noi ragazzini giocavamo nel cortile. Poi lui scendeva e ci faceva pure lo zucchero filato. Questo è stato un bellissimo ricordo che ho da sempre. E poi un'altra cosa bella che mi ricordo era quando pioveva e il cortile si riempiva di acqua quando c'erano i temporali, e io rimanevo bloccata da questo lato, quindi giocando con le mie amiche che invece erano nella piazza ci mandavamo le barchette con i messaggi. Alle nostre spalle vediamo quello che era il palmento, quello che resta del palmento, e alla mia destra c'era la stanza dove venivano, questa stanza pericolosa, dove venivano fatti maturare questi cachi. Ma suo padre, nello specifico, è abitato qui per 50 anni, è venuto molto piccolo, ci può raccontare la storia? Sì, lui è venuto nel dopoguerra con la mamma, che erano orfani perché mio nonno era morto in guerra, e li ha portati qui ragazzini, era vedovo con quattro figli. Poi i miei zii si sono sposati e mio padre, dopo che si è sposato, è rimasto ad abitare qui nel castello. Quindi lui ha abitato per 50 anni qua. Thank you.
Un'altra bella storia legata a questo luogo è il fatto che qui ci fu la prima televisione del quartiere. Sì, mia nonna ha avuto la prima televisione del quartiere, quindi cosa significava? Che tutti i bambini, le signore, i ragazzi venivano da mia nonna a vedersi la televisione la sera, sempre c'era questo famoso braciere, poi si portavano le sedie da casa, perché ovviamente mia nonna non aveva le sedie per tutti, e guardavano la televisione fino al carosello, dopodiché andavano a casa perché era vietato, i bambini dovevano andare a letto, quindi c'era tutta questa bella comitiva che si riuniva la sera proprio per vedere la televisione. Cosa rappresenta questo luogo per lei? Per me è un'emozione, quando vengo qua mi emoziono sempre perché ovviamente sono nata e cresciuta qui, la mia infanzia, i miei ricordi, i miei giochi, la mia gioventù l'ho vissuta qua fino al giorno che mi sono sposata, che è stato un giorno meraviglioso, sono uscita da questo palazzo, questo castello vestita da sposa, è stato emozionante. E tanti ricordi, i miei nonni che non ci sono più, mio padre che ci ha lasciati, quindi per me è sempre un'emozione quando ritorno qui. Questa è la chiesetta di San Vincenzo Ferreri, che altro non era che la cappella patronale del Palazzo Corvaia, e tutt'oggi si fanno delle celebrazioni religiose, solitamente di sabato, e sono le messe cui partecipano gli abitanti del quartiere Diana. Siamo all'interno della chiesetta di San Vincenzo Ferreri, cui si accede attraverso due ingressi, o quello principale oppure quello laterale. E nella chiesa troviamo tre altari di marmo, ovviamente quello alle mie spalle è l'altare maggiore, l'altare principale, e poi alla destra dell'altare maggiore troviamo la tomba di Michele Diana, figlio di Francesco Diana e Angela Calì, morto nel 1780. All'età di soli 2 anni e 10 mesi. Nelle prime file solevano sedersi i membri della famiglia Diana per assistere alle funzioni religiose. Infine Marinella Fiume ci ha spiegato chi celebra la statua che campeggia su Piazza Diana e che a volte, al nostro passaggio, sembra quasi rivolgerci un gentile saluto attraverso un signorile e rassicurante sorriso. Al centro della Piazza Diana insiste il monumento ad un grande medico, il medico Filippo Torrisi, la cui vita si svolge tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. È possibile vedere la sua tomba al cimitero di Fiume Freddo. Questo era un uomo fantastico, straordinario perché, sapete, il paese non era a quei tempi molto progredito, soprattutto per quanto riguarda la salute, la medicina, ed infatti molti contadini morivano per una malattia che allora era il Covid di oggi, ed era la malaria. Molti contadini prendevano la malaria e morivano in poco tempo perché non potevano permettersi le cure che sono indispensabili per guarire da quella malattia. E allora il dottore Filippo Torrisi, insieme con un altro grande che abitava qui vicino, nella casa attuale dei signori Porto, e cioè lo scienziato entomologo. Entomologo significa studioso degli insetti. Sapete, la malaria è trasportata dalle zanzare, dagli insetti.
diritti, quindi era importante il suo contributo. Il dottore Filippo Torrisi, insieme al professore Salvatore Calandruccio, andavano la sera a visitare i contadini ammalati, rischiando anche loro di prendersi il contagio della malattia, portavano ai contadini le cure gratuitamente e spesso davano loro, non solo non si facevano pagare, ma davano loro anche qualcosa da mangiare, perché essendo malati non potevano recarsi a lavorare. E dunque io credo che la nostra comunità dovrebbe essere grata a questi due angeli, che sono il dottore Filippo Torrisi e l'entomologo Salvatore Calandruccio. Salvatore Calandruccio non era di Fiume Freddo, però si era sposato con la vedova del barone Modò, che abitavano nell'attuale casa dei signori Porto, quella che ha l'altarino lì fuori. È ancora possibile in quella casa vedere il microscopio del dottore Salvatore Calandruccio, su cui tanti professori universitari di Bologna e di Messina hanno scritto. Questo era appunto l'approfondimento, lo speciale su Palazzo Diana o Palazzo Corbaia. Noi ringraziamo ancora una volta la professoressa Marinella Fiume, ma ringraziamo anche Santo Padanè che ci ha assistiti durante tutta la visita a Palazzo Corbaia. Ha aperto anche il cancello, perché ricordiamo si tratta di una proprietà privata, e lui comunque cura anche una zona del cortile, quindi per questo ha l'accesso. E ringraziamo anche il bellissimo racconto e le emozioni che ci ha trasmesso Maria Librandi, che ci ha raccontato proprio degli episodi di vita vissuta all'interno di quel palazzo, in quel cortile, e che ci hanno riportato per un attimo anche in un'altra epoca. E chiaramente ringraziamo tutta la famiglia Losi Alibrandi. E anche bellissime appunto le foto d'epoca, e anche le foto di quando appunto la signora Maria è uscita poi sposa dal Palazzo Corbaia. Leggiamo qualche altro commento che intanto è arrivato. Paola Platania scrive: la professoressa, quindi si riferisce alla professoressa Fiume, riesce ad essere semplicemente compresa pur usando termini forbiti. L'ascolterei ore ed ore senza annoiarmi. Un enorme grazie per questa sua testimonianza, e speriamo davvero che i nostri figli possano essere contagiati da questo suo amore per il nostro paese. Anzi, sono sicura accadrà. Grazie di cuore. E poi Luisa La Spina scrive un piccolo commento: la struttura cuba citata dalla professoressa Fiume ricorda molto i sidi tunisini, che sono di fatto delle costruzioni votive erette in favore di persone comuni che hanno compiuto gesti speciali in vita, un po' come i nostri santi. Interessante la somiglianza. E appunto grazie a Luisa La Spina per aver citato anche questa somiglianza, come poi a dimostrazione di come poi le culture abbiano tutte quante anche degli elementi in comune, degli elementi anche di vicinanza. E quindi, insomma, speriamo che, naturalmente ringrazio GS Produzioni Video e Giuseppe Faro, che appunto ha fatto tutte quante le riprese a Palazzo Corbaia.
E quindi, insomma, grazie a voi, insomma, di averlo visto. Ne siamo felici di avervi fornito questo spaccato e questo, di avervi dato questa panoramica sul luogo che non si conosceva molto, a Fiume Freddo di Sicilia. E, noi a questo punto avremmo dovuto avere il professore Cacopard, che ripeto sicuramente avrà avuto un'emergenza, e ci scusiamo con gli utenti, perché appunto sapevano che doveva esserci il professore, ma sicuramente lo ritroveremo in un'altra puntata e potrà poi rispondere alle domande che sono state già fatte e ad altre. E Paola mi scriveva diceva grazie anche a me. Io ringrazio voi invece per essere rimasti con noi fino a quest'ora. Quindi a questo punto la nostra puntata giunge al termine. Telefono. No, guarda, non voglio. Pronto. Salve, io operatore H24 fila per sé, corretto di 2 periodi, come tu puoi chiamare a me Camilla? Signorina Camilla, io mi stavo preoccupando perché ho detto, guardi che sto finendo la trasmissione e questa volta non c'è, invece salve, c'è. Salve Rita, tutto bene, tutto a posto? Sì. Oh, sono contenta. Ma che bene, non c'è bene niente, che ho fatto di male piuttosto io, ma veramente, cioè, che ho fatto. Non importa. Pronto Rita, mi sente? Pronto? Uh-huh. Sì, la sento, purtroppo la sento, sì. Molto bene, come andiamo? Tutto bene? Oh, passato bene questo sabato, sì? No, vabbè, comunque, prima di sentirla sì, però, vabbè. Oh, allora, io questa sera io avere grande offerta per lei, pronta per la nuova offerta come ogni settimana, sì? Risponde la segreteria telefonica di 3-4-0. Cosa fa? Finge di avere segreteria, è mezz'ora che parla e ora finge di avere segreteria. Io sono sui gestori, io so che lei non ha segreteria attivata. Porca miseria, mannaggia. Ma è proprio per questo, appunto, lei mi dà il là, io fa offerta di avere segreteria. Eh? No, non mi serve. Mi serve. No, invece serve, perché se lei aveva segreteria a quest'ora non parlava con me e quindi io fa offerta adesso. Effettivamente a questo non ci avevo pensato. Ripetica una cosa, Camilla, ma suo telefonino, quello rubato, funziona bene? Sì, quello della scorsa settimana? Quello rubato è stato ricondizionato, ecco, lei lo ha definito, per cui, però comunque non lo so perché l'ho regalato. Regalato? Ma lei così ha fatto un riciclaggio! E facciamo attenzione alle parole, cioè, non ho fatto questa cosa, chiaramente io sono una persona per bene, sia chiaro. Per bene che paga 109 euro al mese per telefono non rubato, per bene. Cioè, perché ho l'impressione che lei mi stia ricattando? Che brutta parola, bruttissima parola. Sì. Senta, allora, io non voglio più avere a che fare con lei. Preferisco pagare la penale, scindere ogni contratto. Questo lo sta registrando adesso? Certo, io sto registrando tutta la nostra telefonata. Rita, quella lei mi ha usata! Ah, io l'ho usata? Sì, io. Sì, lei ha sfruttato mia figura da donna. Ma che dice? Ma cosa dice? Lei rinega questo? Lei dice che questo non è vero? Lei nega questo? Assolutamente sì. Ha detto sì, assolutamente sì. Sono sì registrato, quindi attivazione di segreteria. Ma come faccio a cascarci tutte le volte? Rita, lei è un poco, come dire voi in Italia, un poco bambasciona, eh? Sì. Lei invece è una grandissima... Cioè, sì, per via ci scendo io alla prossima. Ecco, io pensavo che almeno questa sera, almeno Camila, la evitavamo, invece no, a quanto pare ormai si è affezionata a me, vabbè, e niente, quindi insomma
salutiamo Camila, sempre che mi assomiglia a qualcuno, ancora devo capire bene, però mi assomiglia a qualcuno. Io vi ringrazio di essere stati con noi, chiaramente ci scusiamo ancora per il disagio, insomma l'ampio ritardo portato all'inizio proprio per questo mancato collegamento, e ringrazio come sempre Giuseppe Faro e Salvo Faro alla regia e GS Produzioni Video, ringrazio Giuseppe Le Cause per 01 TV, ringrazio voi per aver interagito con noi e per essere stati con noi fino ad adesso. E vi do appuntamento alla prossima settimana. Buon fine settimana.